Ed ecco qui un video insolito nel mio canale, ma ho pensato potesse aiutare molti. Ecco la routine che mi ha permesso di purificare la mia pelle e resettare il mio corpo. Questo video rientra nella serie del mio grande detox, un mese e mezzo che mi ha permesso di curare completamente la mia acne e di dare una scossa positiva al mio corpo per farlo funzionare al meglio. Vi lascio qui sotto la playlist completa del detox, dove una visita al mio occhio ha portato ad un cambiamento radicale della mia vita. Ma torniamo a noi. Ecco la mia completa routine. Qui in Australia, in campagna, mi sveglio presto, verso le 7, 7:30, e la prima cosa che faccio è un esercizio di respirazione, che dovrò fare altre due volte durante la giornata. Si chiama 7 rounds of 7 e consiste nell'inspirare per 7 secondi, trattenere per 7 secondi, espirare per 7 secondi e trattenere per 7 secondi, il tutto 7 volte. Spesso respiriamo solo abbastanza ossigeno per rimanere in vita. La respirazione profonda aiuta a metabolizzare il nostro cibo, a riattivare il nostro sistema linfatico, a disintossicarci e ad energizzare tutto il nostro corpo. Dopo la respirazione inizio a bere il primo litro d'acqua per un totale di 3 litri al giorno, tutti lontano dai pasti. Bere acqua aiuta a rigenerare le cellule, prevenire la formazione delle rughe ed eliminare tossine e batteri accumulati. Dopodiché è arrivato il momento di attivare il mio corpo, così esco fuori, srotolo il mio tappetino e faccio 20 minuti di yoga. Lo yoga disintossica l'organismo, aumenta la flessibilità, l'equilibrio, la concentrazione e a mantenere un corpo giovane. E dopo aver fatto una sessione di tonificazione fisica, finisco con altre due pratiche, i 5 tibetani e lo shake and bake. I 5 tibetani sono un'antica pratica yoga creata 2500 anni fa da monaci tibetani. I 5 riti tibetani, ideati apposta per stimolare i chakra e di conseguenza rivitalizzare le ghiandole, sono in grado di assicurare un benessere diffuso e di frenare il processo di invecchiamento. Vengono infatti chiamati la fontana della gioventù. E poi finisco con gli shake and bake. Questi attivano il tuo sistema nervoso e linfatico e ti aiutano a rimanere in flusso per tutto il giorno. Si inizia dalle caviglie fino alla testa, muovendo in maniera circolare tutte le articolazioni. Poi si passa alla beauty routine. Diciamo che ora inizierò a fare tutto il trattamento, che dura più o meno, mi dura una mezz'oretta. In più la doccia e la guascia sotto la doccia mi durano circa, sì, 40 minuti. E capisco che 40 minuti non sono pochi e che non tutti hanno questo tempo. Io solitamente magari non ho questo tempo, però uno, mi sono costretta a prendermi questo tempo, e due, con questa situazione di quarantena, diciamo, trovare il tempo è un po' più facile. Ed ecco quanto ho voglia di impegnarmi in questa cosa e quanto veramente ho voglia di avere successo, soprattutto nel ripulire e aiutare la mia pelle. Ogni giorno faccio questo da un mese, 40 minuti di beauty routine. Allora, prima cosa, prendo un batuffolo di cotone e l'apple cider vinegar, l'aceto di mele, questo è con The Mother, la madre dentro, e mi pulisco il viso. Questo praticamente mi aiuta a ripulire il viso da tutte le impurità. E poi quello che faccio è aprire bene la pelle e passare l'aceto tutto il viso. Il secondo passaggio è quello della guascia. Sono due guasce che userò oggi. Una è questa qui, che è fatta con bicarbonato di sodio e vodka mischiata, quindi ogni volta la rimischio perché sì, il bicarbonato si condensa sotto. La guascia fatta con vodka e bicarbonato di sodio uccide acidi e batteri e apre la pelle permettendole di respirare. Questo processo di pulizia toglierà un gran carico di lavoro agli altri organi adibiti allo smaltimento di tossine e ti manterrà sano e bello. Ne prendo un po' e me lo passo sul viso. La pelle si è arrossa un po', ma è normale, dopo che ho finito tutto il trattamento non è più arrossata. Non premete, diciamo, troppo, cioè non vi scorticate la faccia, però insomma un normale scrub. Comunque il bicarbonato di sodio è molto soft come scrub, però aiuta anche a sbiancare le macchie, e questo micro trauma, diciamo, stimola la pelle a rigenerarsi. Risciacquato lo scrub, quindi questo è il secondo passaggio, andiamo a passare al terzo passaggio, che è miele e tea tree oil con massaggio con la guascia. Non qualsiasi miele, ma il miele di Manuka, dovrebbe essere neozelandese, che ha forti proprietà antibatteriche. E quindi metterò il miele con dentro, ci metterò due gocce di
tea tree oil. Il tea tree oil, per chi ha l'acne, è praticamente la pozione magica. Comunque è una cosa che io mi porto sempre, il tea tree oil, anche in qualsiasi viaggio, perché qualsiasi cosa, un'infezione eccetera, ci metto sempre il tea tree oil. Quindi metto un po' di miele, dentro ci metto un po' di tea tree oil, me lo spalmo sul viso e poi faccio il gua sha, che è questa, diciamo, questa pietra con questa forma per il viso, ed è una tecnica cinese. E quello che fa la gua sha con vari movimenti, magari vi metto sotto il video che io ho visto per guardare i movimenti, va ad aiutare a disintossicare il viso, perché ci sono dei canali che sono sotto il viso che attraverso la gua sha aiutano l'eliminazione delle tossine. Tutti questi movimenti devono essere fatti verso l'orecchio. Dopo aver fatto questo lascio la maschera per più o meno 15 minuti, perché... Ci siamo quasi, mi sono messa in costume perché prima di entrare in doccia l'ultimo passaggio è quello di usare una spazzola, facendo movimenti che vanno dai piedi verso la testa, quindi cioè spazzolando, ora vi faccio vedere, dal basso verso l'alto. Questo aiuta principalmente a togliere le tossine e a stimolare il sistema linfatico. Si dovrebbe fare con una spazzola, ma avendo molti nei io non voglio farmi male, non voglio far male ai nei, e quindi uso questa che è una spugna naturale. E quindi quello che faccio è, iniziando dai piedi, a grattare, diciamo, a fare movimenti che vanno verso l'alto, eliminando tossine, pelle morte e riattivando il sistema linfatico. Vado a fare la doccia, quindi mi tolgo la maschera di miele e mi lavo. E mi passo anche lì la gua sha. Questa è la gua sha invece per il corpo. L'ho fatta prima per il viso, ora la faccio anche per il corpo. Doccia fatta, ho fatto la gua sha, mi sono scrubbata. L'ultimissima cosa che faccio sul viso, metto l'olio di cocco e nient'altro. Poco, perché l'olio di cocco appunto è molto oleoso. Però questa non metto creme, metto solo olio di cocco. Ultima cosa che invece devo fare prima è l'oil pulling, cioè ci si mette un po' di olio di cocco in bocca e si fanno gli sciacqui, si tiene circa per 5-10 minuti. Quello che fa l'oil pulling va a prendere tutte le tossine che si sono depositate in bocca e le attira tutte insieme appunto a sé all'olio, e poi sputando l'olio e in più facendo il tongue scraping caccio via le ultime tossine che si sono accumulate durante la notte nella mia lingua. Beauty routine fatta, ora caffè e si va a lavorare. Ed ecco cosa questa routine ha fatto in soli 2 settimane al mio viso e al mio corpo, ma vi farò vedere il risultato finale alla fine del mio detox. Dopo la beauty routine vado a fare il mio primo caffè, senza zucchero né altro, e inizio a lavorare. Fino ad ora sono rimasta a digiuno e il primo passo lo farò verso le 11:30 e l'ultimo verso le 6:30. Questo perché sto seguendo l'intermittent fasting, o il digiuno intermittente, che concentra l'assunzione di alimenti in un periodo variabile fra le 6 e le 8 ore. Io ad esempio mangio per 8 ore durante la giornata e nel resto del tempo sono a digiuno. Le evidenze più solide del digiuno intermittente riguardano la preservazione di un corretto stato di salute delle cellule a livello di tutti gli organi, oltre a permettermi di lavorare con maggior chiarezza mentale. Al momento di questo video inoltre era il primo step del mio grande detox, che comprendeva 2 settimane di solo cibo crudo e vegano. Attenzione, non sono né un medico né un'esperta di alimentazione. Non raccomando a nessuno di fare questo tipo di dieta senza la supervisione di un esperto. Consultati con un professionista prima di iniziare, perché ogni corpo è diverso e questo percorso potrebbe essere pericoloso per la tua salute se intrapreso autonomamente. Il mio primo pasto quindi era solitamente dolce, composto da tanta frutta fresca, noci e latte vegetale. Spesso mi facevo smoothies con una base di banana, avena, burro di anacardi e latte vegetale. Poi ogni giorno sceglievo noci e frutta diversa per cambiare gusto. Erano tutti buonissimi e continuerò sicuramente questa pratica alla fine del mio percorso di detox. Il secondo e ultimo pasto lo facevo intorno alle 6:30, solo cibo crudo e vegano, quindi tanto avocado, cetrioli, olive, pomodori, peperoni e tanto altro. La chiave è cambiare ogni sera per non annoiarsi, e su internet è pieno di ricette. Eccomi mentre facevo un sushi vegano con funghi, cetrioli, avocado, salsa di anacardi e con una base di cavolfiore al posto del riso. Ragazzi, sono al giorno 13 del raw e vegano. Queste sono polpette di broccoli con
cashew e altre cose. Comunque rimpiangerò queste cose fra 2 giorni, quando inizierò a fare juicing. Quindi per le prossime 2 settimane, ora ho fatto 2 settimane di raw e vegano, farò 2 settimane di juicing, quindi solo succhi, e poi ci sarà un altro step, tutto questo per purificare il corpo. Le ultime cose da fare durante la giornata comprendevano ancora muoversi per 30 minuti, divertirsi ed avere relazioni umane. Infine rilassarsi per abbassare lo stress. Ecco quindi la routine perfetta che sono riuscita a creare in un posto che mi ha dato la possibilità di farlo. E spero di riuscire a portarla avanti nei mesi a venire. Vieni a trovarmi su Instagram per vedere se sono ancora così diligente e ci vediamo nel prossimo video con la seconda fase del mio detox. Riusciresti a fare una routine come questa? Fammelo sapere nei commenti. Yeah.